Amici di Rosso Parma, siamo a raccontare una news. Il progetto dell'ospedale vecchio Luoghi del Cuore è stato bocciato inopinatamente, ce ne parla Fabrizio Tonelli. Certamente è una pessima notizia. Sì, è una brutta notizia il fatto che l'ospedale vecchio non sia stato selezionato alla fine in questo concorso del FAI per contributi che il FAI elargisce ai monumenti che sono stati più votati nel censimento del 2012 sui luoghi del cuore. In realtà l'iscrizione a questo concorso per ottenere il finanziamento è stato fatto, avanzato dal Comune di Parma all'insaputa degli stessi cittadini che avevano raccolto le 6.188 firme in nemmeno 2 mesi e avevano guadagnato in questa maniera la possibilità di iscriversi per l'appunto al concorso. Ora, il bando del FAI in realtà diceva chiaramente che uno dei criteri di attribuzione dei punteggi sarebbe stato anche il numero delle partnership che i proprietari degli immobili, dei monumenti o insomma i richiedenti il contributo FAI avrebbero saputo raccogliere. E il fatto che abbiano escluso, senza nemmeno avvertirci, noi del comitato che è promotore di questa raccolta firme, ha pesato senz'altro. Insomma, del resto loro hanno raccolto pochissime adesioni, 3 in tutto, di cui una in realtà il comune stesso, perché si trattava dell'istituzione biblioteche civiche, quindi un'emanazione del comune, Che domani verrà sciolta, peraltro. peraltro un'emanazione evidentemente non ritenuta, come dire, attendibile e utile dal comune stesso, visto che l'ha sfiduciata di fatto e domani è dimissionaria. Mentre noi, controrispondendo a questa aggressione, a questo scippo vero e proprio fatto dal Comune nei nostri confronti, abbiamo raccolto adesioni e abbiamo raccolto numerosissime adesioni sia di gruppi che di istituzioni, di associazioni, perfino la deputazione di Storia Patria, una notizia che i giornali non hanno ancora passato, la deputazione di Storia Patria delle province parmensi, dopo 10 anni di silenzio sulla questione dell'ospedale vecchio, ha dato l'adesione al nostro appello, ma molti cittadini anche, li stiamo pubblicando sul nostro sito. Senti, una situazione che riguardava l'ospedale vecchio che finché non ci ha messo lingua e grillini è andata alla grande, è una mobilitazione dal basso. Io ricordo sigle veramente di ragazzi, ovviamente leggere fra le ruspe, piuttosto che altre organizzazioni assolutamente lontane dalla politica in senso stretto. E poi dopo si è incasinato tutto, hanno provato a mettere il cappello politico. Ma sì, hanno provato a mettere il cappello istituzionale autoritario, diciamo, perché io francamente non ho nulla in contrario che partiti e gruppi politici organizzati diano l'adesione alle proposte, agli appelli di comitati cittadini. E ce ne sono stati, in realtà questa raccolta firme che noi facemmo saremmo non veritieri a dire che l'abbiamo fatta solamente noi, l'abbiamo organizzata, gestita, eccetera, ma con l'aiuto veramente corale di moltissime persone, sia singoli cittadini sia gruppi, compreso Rifondazione Comunista, compreso i giovani addirittura d'Italia dei Valori, altre formazioni partitiche, dei gruppi del PD, insomma, quindi veramente molte persone hanno partecipato, ci hanno affiancato in questa raccolta firme e io non ho nulla in contrario, anzi. Fare fronte per la difesa di questo monumento nazionale, rinascimentale, polo pubblico, culturale e sociale, che doveva essere dato per metà in pasto a un palazzinaro, ma uno dei più truculenti palazzinari che Parma abbia mai conosciuto, per farci ristoranti, boutique, Un hotel che hotel che poi sarebbe stato fallimentare come l'associazione degli albergatori di Parma ha sibilato nelle orecchie dello stesso impresario Pizzarotti, studi professionali, eccetera, perfino no, il primo progetto prevedeva di chiudere un affresco con la Madonna in pietà dentro al cesso di una boutique, cose di questo genere, insomma, ecco. Per me un fronte più ampio possibile per salvare e conservare questo monumento è importante. Il Movimento 5 Stelle, che è partito, come dire, come movimento cittadino, di cittadini,
e ha fatto promesse elettorali, come dire, messe nero su bianco, precisissime. Sull'ospedale vecchio ha dedicato un paragrafo preciso a sé stante nel suo programma preelettorale, nel programma per presentarsi alle elezioni, in cui diceva che avrebbe revocato il project financing di Pizzarotti, avrebbe difeso la piena pubblicità di questo luogo e delle sue collezioni, avrebbe voltato pagina. Dopodiché è passato un anno e mezzo senza che abbia speso una sola lira per la manutenzione ordinaria dell'immobile, quindi ha proseguito i 15 anni, i 10 anni di interruzione di manutenzione di Ubaldi e di Vignali. E soprattutto l'assessore Alinovi, l'assessore ai lavori pubblici, a cui è demandato questo problema, non all'assessore della cultura, ma all'assessore dei lavori pubblici, così come era nelle giunte di Ubaldi e Vignali. Un monumento storico, polo culturale, è questione da lavori pubblici per la giunta grillina. Ebbene, l'assessore Michele Alinovi più volte in pubblico, videoregistrato, messo agli atti, ha ribadito un progetto che lui penserebbe per l'ospedale vecchio in cui avverrebbe una privatizzazione, non magari il 48% come era previsto, ma un 20-25% per un piccolo albergo, un'area mercatale, bar, non tenendo conto tra le altre cose che siamo in via D'Azeglio e il pensare di aprire altri bar o altri esercizi di ristoro, come proposto perfino dalla Fondazione degli Architetti, che poi dice che bisognerebbe invece ragionare sul contesto urbano, mi sembra veramente miope, mi sembra. E, insomma, comunque in tutte queste occasioni pubbliche, anche su altri poli monumentali parmensi che abbisognano di restauro, Michele Alinovi, ma devo dire la verità anche l'assessore alla cultura e forse in maniera ancora più grave di Michele Alinovi, hanno perorato il fatto che si deve privatizzare. L'assessore alla cultura, parole testuali, ha detto che nel recupero, nei progetti di recupero e riqualificazione di questi grandi contenitori, come lo chiamano loro, la speculazione privata deve avere la sua parte. Parole testuali proferite all'incontro pubblico sul monastero di San Paolo organizzato dalla Fondazione per gli Architetti, davanti ai sovrintendenti che probabilmente per pura cortesia non si sono alzati e non se ne sono andati. Senti Fabrizio, adesso quale futuro per l'ospedale vecchio? Adesso il futuro è che problema è il futuro? Certo, c'è stata anche una... voglio aggiungere solo una cosa su questa, chiamiamola pure come va chiamata in gergo politichese, una sonora trombata data dal FAI alla nostra giunta. Era ben posizionata perché il FAI non offriva un semplice finanziamento, ma un cofinanziamento, cioè il bando prevedeva che tu potevi richiedere da 1.000 a 30.000 euro, la cifra che chiedevi però dovevi essere disposto a metterne almeno altrettanto tu, di tasca tua. Ebbene, loro hanno chiesto la cifra massima, 30.000 euro, ma hanno proposto di aggiungerne il triplo, non altre 30.000, bensì 120.000 euro. E questo ovviamente ha attratto molto il FAI, che essendo molto istituzionale in realtà come una cosa di questo genere, ovviamente, tant'è che il FAI ha scritto un'email, una lettera alla giunta chiedendogli di mettere nero su bianco questa intenzione con una delibera di giunta. Certo. Due giorni dopo avevamo la delibera di giunta che prometteva, che diceva appunto che loro stanziavano 120.000 euro con una carta così, vuol dire, così pesante, no? Così importante, sono riusciti lo stesso a perdere il gioco, proprio perché hanno fatto terra bruciata e in realtà questo progetto che loro hanno intenzione di fare è un progetto oscuro che nessuno conosce, esattamente come erano i progetti del project financing di Ubaldi e di Vignali, che venivano conosciuti solo dopo che erano stati fatti e pubblicati. Non se ne parlava quindi mai. Il futuro è oscuro. Il futuro è un futuro che vedo in maniera molto ambigua, perché ambigua è la posizione della giunta. Ambigua perché nel frattempo hanno rinominato
il responsabile unico di procedimento all'interno del comune per il project financing di Pizzarotti. Quindi se loro continuano a dire che lo vogliono revocare e poi nominano il RUP, quantomeno, diciamo, è un po' ambiguo. Dopodiché io penso che davvero, spero, diciamo, voglio ancora sperare che la promessa dell'assessore Alinovi di lavorare per la revoca del project financing del 2003 sia vera. Ma detto questo non basta. Detto questo devono anche promettere che di project financing non se ne fanno più sull'ospedale vecchio, di privatizzazione non se ne parla più, e rispondano all'appello, alla proposta concretissima della commissione audit, che dice una cosa semplicissima: se davvero non volete più privatizzare, come continuate a dire, poi disdicendovi nella sede successiva in cui parlate in pubblico, comunque, se davvero non volete più privatizzare, revocate quella variante del POC, cioè del piano operativo comunale, votata da Ubaldi, fatta votare da Ubaldi, che prevedeva la possibilità di privatizzare e ristrutturare pesantemente un monumento invece vincolato. Revocatela, restituite l'ospedale vecchio alla sua categoria di normativa urbanistica, cioè monumento protetto e funzioni confermate, e così abbiamo finito e possiamo partire davvero con una discussione aperta, cittadina, per trovare un progetto condiviso. Noi ti ringraziamo.